Vogliamo rivolgerci alla parola di Dio e leggere nel libro delle cronache, secondo cronache, capitolo 20. Dopo queste cose, i figliuoli di Moab e i figliuoli di Ammon e con loro dei Maoniti mossero contro Giosafat per fargli guerra. E vennero dei messi ad informare Giosafat dicendo: una gran moltitudine s'avanza contro di te dall'altra parte del mare, dalla Siria, ed è giunta Azazon-Zamar, che è Engedi. E Giosafat ebbe paura, si dispose a cercare l'Eterno e bandì un digiuno per tutto Giuda. Giuda si radunò per implorare l'aiuto dell'Eterno, e da tutte quante le città di Giuda venivano gli abitanti a cercare l'Eterno. E Giosafat, stando in piedi in mezzo alla raunanza di Giuda e di Gerusalemme, nella casa dell'Eterno, davanti al cortile nuovo, disse: o Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli? Non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni? E non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza in guisa che nessuno ti può resistere? Non sei tu quegli, o Dio nostro, che cacciasti gli abitanti di questo paese dinanzi al tuo popolo di Israele e lo desti per sempre alla progenie d'Abramo, il quale ti amò? E quelli l'hanno abitato, e vanno edificato un santuario per il tuo nome, dicendo: quando ci incolga qualche calamità, spada, giudizio, peste o carestia, noi ci presenteremo dinanzi a questa casa e dinanzi a te, poiché il tuo nome è in questa casa. A te grideremo nella nostra tribolazione e tu ci udrai e ci salverai. Ed ora ecco che i figliuoli d'Ammon e di Moab e quei del monte di Seir, nelle terre dei quali non permettesti ad Israele d'entrare quando veniva dal paese d'Egitto ed egli li lasciò da parte e non li distrusse, eccoli che ora ci ricompensano venendo a cacciarci dall'eredità di cui ci hai dato il possesso. O Dio nostro, non farai tu giudizio di costoro, poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che s'avanza contro di noi e non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su te. E tutto Giuda, perfino i bambini e le mogli, i figliuoli, stavano in piedi davanti all'Eterno. Allora lo spirito dell'Eterno investì in mezzo alla raunanza Yahaziel, figliuolo di Zaccaria, figliuolo di Benaia, figliuolo di Yelel, figliuolo di Mattania, il Levita, di fra i figliuoli d'Asaf. E Yahaziel disse: porgete orecchio voi tutti di Giuda e voi abitanti di Gerusalemme, e tu, o re Giosafat, così vi dice l'Eterno: non temete, non vi sgomentate a motivo di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra ma è di Dio. Domani scendete contro di loro, eccoli che vengono su per la salita di Zisis, e voi li troverete all'estremità della valle, dirimpetto al deserto di Yeruel. Questa battaglia non la dovete combattere voi. Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la liberazione che l'Eterno vi darà. O Giuda, o Gerusalemme, non temete, non vi sgomentate. Domani uscite contro di loro e l'Eterno sarà con voi. Allora Giosafat chinò la faccia a terra e tutta Giuda e gli abitanti di Gerusalemme si prostrarono dinanzi all'Eterno e l'adorarono. E i Leviti di fra i figlioli dei Cheatiti e di fra i figlioli dei Corahiti si levarono per lodare ad altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. La mattina seguente si levarono di buon'ora, si misero in cammino verso il deserto di Tecoa. E come si mettevano in cammino, Giosafat, stando in piedi, disse: ascoltatemi, o Giuda, e voi abitanti di Gerusalemme, credete nell'Eterno, che è l'Iddio vostro, e sarete al sicuro, credete ai suoi profeti e trionferete. E dopo aver tenuto consiglio col popolo, stabilì coi cantori che, vestiti di santa magnificenza, cantassero le lodi dell'Eterno e, camminando alla testa dell'esercito, dicessero: celebrate l'Eterno, perché la sua benignità dura in perpetuo.
E come essi cominciavano i canti di gioia e di lode, l'Eterno tese un'imboscata contro i figlioli d'Ammon e di Moab e contro quelli del monte Seir che erano venuti contro Giuda e rimasero sconfitti. I figlioli d'Ammon e di Moab assalirono gli abitanti del monte di Seir per votarli allo sterminio e distruggerli, e quando ebbero annientati gli abitanti di Seir si diedero a distruggersi a vicenda. Fino a qui la lettura della parola del Signore. Il nostro testo è al verso 12: poiché noi siamo senza forza di fronte a questa gran moltitudine che s'avanza contro di noi e non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. E non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Ci sono momenti nella nostra vita di credenti che incontriamo circostanze tanto avverse e non sappiamo cosa fare in certi momenti, non sappiamo come comportarci. Ma qui abbiamo un esempio bellissimo. Giosafat è un grande re, uno dei grandi re di Israele, di Giuda anzi, ma non era perfetto neanche lui, aveva passato esperienze diverse, ma a un certo punto però scopre qualcosa che è importante che noi sempre ricordiamo e scopriamo, che rivolgendosi al Signore in preghiera noi siamo al sicuro. Egli si rivolse a Dio in preghiera e nel tempo della crisi dovremmo seguire il suo esempio. Non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. Bello, vero? Erano assaliti da una grande moltitudine e Giosafat non dice era forte, no, dice qui ebbe paura, perché come persone normali dinanzi alle difficoltà noi andiamo in apprensione. È naturale che è così, perché il cristiano non è un indifferente. La gente ormai vive senza neanche preoccuparsi minimamente e dinanzi alle prove, dinanzi alle difficoltà, si sentono che in fin dei conti debbono rimanere indifferenti, forse hanno timore, forse hanno paura, ma neanche lo manifestano. No, noi come cristiani dinanzi alle difficoltà abbiamo dei problemi, è naturale che sia così. Ma nella paura che fece? Si dispose a cercare il Signore. Bello, no? Quando non sai cosa fare c'è sempre una via d'uscita. Quando intorno a noi ci sono i nemici c'è sempre una via d'uscita. La via d'uscita è quella in alto, rivolgersi al Signore in preghiera. E bandì un digiuno, cioè stabilì che bisognava adorare il Signore con tale profondità di sentimenti da mettere al secondo posto qualsiasi altra cosa. Ci è capitato nei momenti difficili di superare ogni cos'altro, perché consideravamo stare vicino al Signore e cercarlo la cosa più importante. Stiamo aspettando che il Signore battezzi nello Spirito Santo. Come mai ritarda? La sua promessa non è ancora per oggi? Ma forse, fratelli, sorelle nel Signore, e questo possiamo dirlo noi che abbiamo fatto questa esperienza, bisogna arrivare al punto di mettere il Signore al primo posto, di cercarlo e cercarlo e cercarlo con tutto il cuore, e allora Lui è pronto a risponderci. Altrimenti se noi lo cerchiamo, sì, ma siamo poi presi da altri interessi o da altre cose che ci distraggono, non riceveremo mai nulla. Ricercare il Signore con tutto il cuore. E poi che cosa fece? Radunò il popolo, chiese la collaborazione di tutti, pregate gli uni per gli altri. È importante
possiamo aiutarci l'un l'altro, possiamo sostenerci l'un l'altro. Radunò tutto il popolo per cercare il Signore, non per altro, volle assolutamente cercare il Signore con tutto il popolo. Ed ora guardiamo un po' la sua preghiera, dai versi 6 al 12, è una preghiera, prima di tutto è una preghiera, come ho detto, decisa. Lui si rivolge al Signore con schiettezza d'animo e pone delle domande a Dio. È bello, eh? O Eterno, Dio dei nostri padri, non sei tu l'Iddio dei cieli? Non sei tu che signoreggi su tutti i regni delle nazioni? Non hai tu nelle tue mani la forza e la potenza al punto che nessuno ti può resistere? Non sei tu quelli, o Dio nostro, che cacciasti gli abitanti di questo paese dinanzi al tuo popolo Israele e lo desti per sempre ad Abramo? Vedete con quale decisione e con quale libertà, cioè richiama Dio ad adempiere le sue promesse. È importante, sapete, la nostra preghiera deve essere una preghiera decisa. Signore, noi ci troviamo in questa difficoltà, qualunque essa sia, personale, morale, fisica, qualsiasi problema, di qualsiasi genere, noi possiamo invocare il Signore e chiedere che Egli adempia le sue promesse, perché Lui è ancora l'Onnipotente, perché Lui ancora regna, perché nessuno può resistergli. È una preghiera appassionata ed è interessante, perché poi, Signore, tu l'hai detto che quando ci capitava qualche problema, guardate un po' quali problemi, ci incolca qualche calamità, o la spada, cioè la guerra, o il giudizio, o la peste, o la carestia, noi veniamo dinanzi a te e tu ci udrai e ci salverai. È una preghiera appassionata, nel senso che non è una preghiera di labbra, è una preghiera fatta col cuore. Signore, io mi trovo qui dinanzi a una moltitudine di nemici, certamente dal punto di vista umano io non posso assolutamente vincere, ma venga a te, perché non sapendo quello che dobbiamo fare, non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono rivolti su te. È una preghiera comunitaria. Chiamò tutti quanti e dal verso 13 chiaramente dice questo: e tutto Giuda, perfino i bambini, le mogli, i figliuoli, stavano in piedi dinanzi all'Eterno. Verso 19: i Leviti fra i figliuoli dei Cheatiti e tra i figliuoli dei Corahiti si levarono per lodare all'altissima voce l'Eterno, l'Iddio di Israele. È una preghiera comunitaria, è una preghiera generalizzata, è una preghiera che dà forza. È una preghiera che rende a tutti persone di coraggio. Quando veniamo nella casa del Signore con i nostri problemi, se ognuno di noi incoraggia l'altro nella lode, incoraggia l'altro nella preghiera, incoraggia l'altro con parole di fede, perché in pratica quando andiamo a pregare dovremmo tutti aprire il cuore e pregare. Dice, sì, ma io prego per conto mio. Ma per conto tuo tu preghi a casa tua. Ma quando stiamo qui preghiamo tutti insieme, uniamo la nostra voce e lodiamo il Signore tutti insieme, e Dio non può far altro che rispondere a una preghiera così. Dio non poteva rimanere muto, doveva assolutamente esaudire. E la preghiera del Signore è intanto una preghiera prima di tutto di incoraggiamento. Dio parla, la risposta di Dio è che di incoraggiante. Infatti dice: non temete, non vi sgomentate. Verso 15: a motivo di questa gran moltitudine, poiché questa non è battaglia vostra ma di Dio. E sapete, quando uno comincia a capire che ha un alleato così forte e che non è più solo, è incoraggiato. È importante sapere che Dio è con noi.
È importante sapere che non sono le nostre battaglie, ma è la sua battaglia. D'altra parte i re antichi avevano questa fede, e se ce l'avevano loro, perché non dovremmo avercela noi? Ezechia in un'altra occasione ricevette una lettera piena di improperie. Gli diceva assolutamente questa lettera di Sennacherib: tu sei uno sciocco, Gerusalemme è accerchiata, tu non potrai mai vincere, perché tutti quanti quelli che sono stati grandi prima di te li ho conquistati tutti, e non c'è nessun Dio sulla terra che potrà liberarti. E a me piace Ezechia, fino a questo punto piace, poi dopo no, ma in pratica che fa? Prende il rotolo e lo porta al Signore. Dice: Signore, leggi un po' qui che cosa hanno detto di te, perché non hanno parlato male di me, hanno parlato male di te. Perciò ora, Signore, difenditi. E Dio difende i suoi perché noi gli apparteniamo. Voi siete come la pupilla dell'occhio mio, dice il Signore. Non solo è una preghiera di incoraggiamento, ma è una preghiera di istruzione. Dio parla. E quando Dio parla e risponde, dà saggezza. Dà saggezza. La prima cosa che fa, gli presenta il piano nemico. Al verso 16 dice: domani scendete contro di loro, eccoli vengono su per la salita di Zitz, e voi li troverete all'estremità della valle rimpetto al deserto di Jeruel. Cioè, in altre parole, voi già sapete i loro piani, perché vedete, Dio non ci lascia nell'oscurità. Dice l'Apostolo, ispirato dallo Spirito Santo, nella seconda epistola ai Corinzi, al capitolo 2, al verso 11: non siamo raggirati da Satana, perché non ignoriamo le sue macchinazioni. Non è che andiamo allo sbaraglio. Sappiamo d'avere un nemico forte, conosciamo quali sono gli scopi dell'avversario, parlo dell'avversario dell'anima nostra naturalmente, e quindi il Signore ci istruisce e ci dice esattamente che le macchinazioni, cioè tutti quanti i suoi progetti e le sue insidie, Dio ce li rivela. Poi, non solo, ci dice quello che il nemico farebbe, da che parte ci assale, ma ci dà anche la strategia per vincere. Al verso 17, leggetelo con me: questa battaglia non l'avete da combattere voi. È bello, no? Quando tu ti dici il Signore, stai calmo, t'agiti tanto, pensi che vuoi, stai calmo. È la prima cosa, nella calma e nella fiducia noi troviamo la forza. Che dovete fare? Presentatevi, tenetevi fermi e vedrete la vittoria che Dio vi darà. Non temete, non vi sgomentate, uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. Allora, prima di tutto, non dovete combattere voi. Quindi il Signore ci manda avanti al nemico, ma ci dice: sta tranquillo, perché voi non combatterete, però dovete usare la fede al punto di presentarvi. È bella quella bellissima descrizione dell'armatura di Dio che tutti voi conoscete, vero? Efesini. E che l'Apostolo Paolo, ispirato dallo Spirito Santo, descrive nei particolari. L'armatura, quell'armatura è l'armatura del soldato romano. I romani antichi, all'epoca di Paolo, erano coraggiosi, avevano un'armatura perfetta, ma copriva tutto il corpo meno le spalle, perché per i soldati romani che volgevano le spalle al nemico, le spalle erano scoperte e il nemico poteva sempre trafiggerli e colpirli. Presentatevi. Non bisogna avere paura del nemico.
non solo presentatevi, ma state fermi. Ma come, un combattimento devo stare fermo? Sì, non mi devo agitare, non devo muovere, no, state fermi. Signore, aiutaci. Non solo fermi come movimenti esterni, ma fermi internamente. La fermezza viene dalla serenità, che Dio risponde alle nostre preghiere ed interviene. Non solo, voi vedrete la vittoria che Dio vi darà. È bello tutto questo. È importante che noi abbiamo fiducia della vittoria. E i passi seguenti ce lo spiegano. Vedrete questa vittoria. E all'uno che vede la vittoria che fa? Lo vedremo nei passi seguenti, quello che fecero. Non temete, non vi sgomentate. Guardate quanto è buono il Signore che entra nei particolari, perché sa che noi sì, diciamo sì, ma poi siamo deboli. Uscite contro di loro e il Signore sarà con voi. E quali sono i segreti della vittoria? Al verso 20 ci sono i segreti della vittoria. Il primo segreto è la fede. Credete nel Signore vostro Dio e sarete al sicuro. Credete nei Suoi profeti e trionferete. La fede. In questo caso un profeta parla, ma è Dio che manda la sua parola. E la sua parola è il fondamento della fede. Quando ascoltiamo, la fede viene dall'udire, l'udire dalla parola di Dio. Le promesse di Dio non sono solo belle, sono promesse che sono attuabili e attuate nella vita del credente, la fede. E è importante. Credete nell'Eterno che è il vostro Dio e sarete al sicuro. È vero che non sappiamo cosa fare, ma gli occhi nostri sono su di te, o Signore. Bello, no? Dopo la fede l'ubbidienza. Dio aveva detto domani uscite. E al mattino seguente, verso 20, si levarono di buon'ora e si misero in cammino verso il deserto di Tecoa. Non basta ricevere le promesse di Dio, dobbiamo ubbidirle. L'ubbidienza deve essere pronta. La mattina seguente si levarono di buon'ora, a me sembra di vederli, che Dio gli aveva detto domani, ed essi volevano vedere la vittoria. La vuoi vedere la vittoria? Un'ubbidienza pronta. Dice la Nuova Riveduta, la mattina seguente s'alzarono presto, ma ci aveva detto domani, e domani comincia presto, e quindi vogliamo fin dal principio della giornata vedere la vittoria del Signore. Signore, aiutaci. E un'ubbidienza decisa, si misero in marcia e andavano. Era un esercito? Non mi sembra. Era un popolo. Ed era un popolo che andava dinanzi al nemico armato di qualcosa di molto strano. Al verso 21 è detto che cantavano. Avete sentito il pastore prima che diceva, il fratello Cusumano, del canto, della testimonianza, no? Il canto è importante. Il canto è la lode a Dio. Prima di tutto il popolo, in prima fila, c'erano i cantori, vestiti di santa magnificenza, che cantavano le lodi dell'Eterno camminando davanti all'esercito, e cantavano: celebrate l'Eterno perché la sua benignità dura in perpetuo. Cantori. E io vorrei dirlo chissà quante volte, non a noi,
ma certe volte sento certi canti che di cristiano e di spirituale non c'hanno nulla. Non sto parlando dei nostri cantici, parlo di altri. E quei cantici non servono a niente, perché qui dice che i cantori erano vestiti di santa magnificenza, cioè avevano un vestito di santità. Il canto che è lode e che è gioia è un canto che parte dal cuore, è un canto di lode a Dio, è un canto di riverenza, è un canto che esprime la fede che noi abbiamo nel Signore. Qualcuno mi diceva qualche anno fa: che importanza c'ha? Basta che si canta. No. C'è canto e canto. Il canto non è solo una manifestazione artistica, è cantare col cuore. Se c'è una cosa che mi piace del nostro coro, è capitato molte volte, che mentre cantavano piangevano. È una cosa bella, perché vuol dire che mettevano tutta l'anima loro in quello che cantavano. E noi dovremmo sempre mettere l'anima nostra nel canto, perché attraverso il canto e la lode noi possiamo ottenere la vittoria. E mentre cantavano con canti di gioia, avvenne quello che loro neanche si aspettavano, un'imboscata, dice qui, e non ho capito da chi e da come. Fatto sta che si trovarono a combattere questi nemici, piano piano trovarono a combattersi fra loro, e alla fine, mi piace tanto questo che dice, si diedero a distruggersi a vicenda, senza colpo ferire. Quel giorno il popolo di Dio ebbe la vittoria. Il nemico combatte, ma combatte per autodistruggersi. Sarà un giorno grandioso, meraviglioso, quando sarà battuto a terra l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusa giorno e notte dinanzi a Dio, è scritto nell'Apocalisse. Sarà un giorno di festa in cielo, che finalmente l'avversario dell'anima nostra è stato legato e sconfitto per sempre. Ma mentre sarà sconfitto per sempre, allora è sempre sconfitto ogni volta che Dio entra a favore del suo popolo e manifesta la sua grazia e la sua gloria. Perciò stasera, fratelli, sorelle, quando incontriamo circostanze avverse e tristi, quando non sappiamo che cosa fare, volgiamo gli occhi nostri al Signore e diciamo con Giosafat: non sappiamo che fare, ma gli occhi nostri sono su di te. E Dio, mediante la sua parola e il suo spirito, ci indicherà la strada, ci rivelerà le macchinazioni dell'avversario, ci incoraggerà, ci istruirà. Aspetta solo che noi mostriamo la nostra fiducia, la nostra obbedienza e la nostra gratitudine fiduciosa. Non ho mai visto una battaglia vinta senza combattere, ma questo è il miracolo di Dio. Dio ha sempre guardato il suo popolo fedele. Ami il Signore stasera? Gli appartieni? E allora non temere, non ti sgomentare, perché Egli ha detto che siamo più che vincitori per mezzo di colui che ha vinto, e a Lui sia la gloria da ora in eterno.